un italo-serbo che è Goran Nava, in realtà è milanesissimo, se non che l'anno scorso la sirena della possibile partecipazione olimpica, una volta nella vita, stava passando. Goran Nava che non avrebbe potuto partecipare da italiano perché c'era già un italiano, Christian Obrist, in possesso del minimo A, grazie al minimo B partecipò per la Serbia. Stessa maglia per lui e per stessa società, più che stessa maglia, non è che si dividano la stessa maglia. Goran Nava e Mario Scapini si danno proprio gli incoraggiamenti proprio poco prima della gara. Mario Scapini è campione d'Europa Juniores, manifestazione che quest'anno torna. Novi Sad in Vojvodina, Serbia, la terra di, diciamo, in parte Goran Nava. Allora, Mario Scapini alla corsia 1, un'annata così così per lui, quella passata, tutti e due, tanto Goran Nava, Serbia, che Mario Scapini, Italia, sono della propatria CUS Milano, c'è stata questa sorta di fusione della storica società, per loro un allenatore come Giorgio Rondelli, che li segue strillando sicuramente in ogni allenamento. Poi Geoffrey Kibet, Kenya, poi Abubakar Kaki Kamis, parte dalla corsia 4. Numero 18. E poi c'è Ali Nagmeldin Abubakar, che aveva già corso i 400 ed è presumibile che qui faccia pochi metri in più di 400, farà la lepre quest'altro sudanese. Poi il russo Dmitry Bagdanov, Dmitry Smilkevich, Lettonia, Richard Kiplagat, Kenya, Valid Meliani, Algeria, un senegalese Morsek e Joseph Boit, keniano. Allora sono 11 franco gli atleti, questo Goran Nava, serbo per i giochi olimpici, atleta della Propatria Milano, che porta la maglia. 1883, la Propatria come quella di Mario Scapini, campione europeo junior sui 1500 metri due anni fa, un grande talento, ma noi dobbiamo seguire Abubakar Kaki. Queste distanze 800-1500, qualcosina di discreto c'è tra i ragazzi giovani, il trentino Giordano Benedetti, Mario Scapini che deve riprendere quella giusta rincorsa dopo che lo scorso anno così così, ma proprio per un fatto di acciacchi fisici. Quest'anno ha corso anche molte campestri proprio per irrobustirsi. Scapini ha faticato, ha sofferto sapendo di raggiungere poi traguardi nella stagione. Dicevamo di Abubakar Kaki, il campione del mondo. Vediamo cosa saprà e vorrà fare qui. Sudanese. Quest'anno migliora il mondo. 1.43.09 e subito dopo 1.43.10. Lui che ha 1.42.69. Doha prima e Engelo subito dopo. Dunque buona grandi finale. Gare per Abubakar Kaki. Kaki che è il campione mondiale al coperto. Atleta timido ma non certamente in pista, come viene definito, perché sa dire la sua col numero 18. Passaggio 22 alto, quasi 23 sui primi 200 metri. Però sono tutti in fila, Franco, Nagmeldin Abubakar, il sudanese con nazionale di chi lo insegue. No, è Joseph Boit, quindi c'è doppia lepre. Joseph Boit, che tra l'altro corre per la Virtus CR Lucca. È però Kaki più dietro. Abubakar Kaki e terzo passa in ci siamo perché siamo intorno ai 49.6, 49.7. È un passaggio troppo veloce come è stato Engelo, adesso Kaki che viene fuori ai 500 metri. 48.91 le lepri, ma Kaki giustamente si teneva un po' più dietro. Poi c'è più dietro Milkevic. C'è stato anche un cambio di numero, quello è Milkevic, invece il numero è quello di Richard Kiplagat. Ah no, ha cambiato, è Dimitris Milkevic. 1.16.99 manuale Milkevic 600. Milkevic tiene, sta facendo una gran gara. Milkevic, Abubakar Kaki. Vediamo il finale, Dmitry Bagdanov in terza posizione. Vediamo se cambia il ritmo. Milkevic sta facendo una grande gara. Abubakar fa fatica a toglierselo di torno, adesso trova brillantezza nel tratto finale, non una brillantezza esagerata ma un gran tempo comunque, 1.44.25, tempo eccellente. Il record del meeting era e forse lo sarà ancora di Yuri Bozhakovsky, perché questo risultato lo eguaglia, 1.44.25. Yuri Bozhakovsky 1.44.25 e in questo caso Abubakar Kaki Kamis chiude con 1.44.25, ma l'attesa per il tempo ufficiale. Dopo di tutto ciò saluteremo, è stata una serata abbastanza scoppiettante. Questo è un bel tempo, questo è 1.44.25, è piaciuto moltissimo il 17,60 metri. Tanto
si batte bene dietro Goran Nava, mentre più dietro è Mario Scapini. Batte molto bene, 1.44.25 per Aboubakar Kakikamis. Molto buono anche 74.33 di Betty Heidler, la tedesca, che ha fatto il primo record del meeting della serata. Sembra non aver faticato granché Aboubakar Kakikamis, 1.44.25 per lui. Aspettiamo il tempo degli altri. Dicevamo del 17.60 fenomenale di Philip Saidou, il britannico, e l'eccellente 17.27 di